Benvenuti e benvenute a questo mio primo video. Vi presento Stone of Life, prodotto dalla Oddi Arts. Andiamo ad iniziare, scegliamo il nostro personaggio e lo stile di combattimento. Mago, e mago sia. Come vedete, il gioco è interamente in inglese, tuttavia, per chi avesse un minimo di dimestichezza con questa lingua, non dovrebbe essere troppo difficile seguire l'evolversi della situazione. Eccoci qui, dunque l'uomo mascherato, a quanto pare questo è il cattivo perché ci sta minacciando di morte, quindi possiamo già metterlo nella nostra lista nera. E questo è il nostro personaggio, che intende distruggere la pietra della vita a quanto pare. E infatti l'ha distrutta, credo, perché ci stiamo riempiendo di mostri. Solo svenuto, mi auguro, perché è morto ancora prima di iniziare, cioè non si era mai visto prima. Ci risvegliamo in compagnia di Monica, che ci ha salvato la vita. E siamo usciti all'aria aperta. E scopriamo che siamo un portale ambulante per il mondo degli spiriti. Abbiamo anche già accettato la prima quest. Dobbiamo entrare nella caverna, sconfiggere i ladri e recuperare una mappa. Allora, vediamo il tutorial di gioco. Movimento. Combattimento, e se diventa così è il tasto azione, slot di scelta rapida, cambio slot di scelta rapida, mappa, salvataggio e statistiche. Ottimo. Bene, quello con il punto di domanda è il nostro obiettivo, cioè è il luogo in cui si trova il nostro obiettivo, ed eccoci nella prima area del dungeon. Siamo già saliti di livello, vediamo subito quello che possiamo fare. Allora direi di allenare l'abilità con la bacchetta e il bastone magico, ottimo. Poi si potrebbe allenare invece anche questa abilità, che incrementa il numero massimo di punti magica, e quest'altra che invece aumenta la velocità di recupero della magica. Incrementiamo dardo di fuoco, che dovrebbe essere, penso, una magia. Bene. E andiamo verso la prossima area. E abbiamo già incontrato il primo boss, che ha quella specie di scudo che si ricarica, la barretta verde sopra la vita del capo,
che abbiamo però sconfitto facilmente, e troviamo anche un libro di abilità, Dardo di ghiaccio. Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto, vediamo. Infatti abbiamo recuperato la mappa. Ottimo, usciamo. Ti abbiamo riportato la mappa. Siamo stati bravi, sì, perché tu non hai fatto nulla. Allora, gli spiriti vengono da un'altra dimensione e noi dobbiamo sbarazzarcene il prima possibile. Quindi abbiamo completato la missione e ne abbiamo assegnata un'altra. Dobbiamo andare a ovest, sconfiggere gli assassini e trovare traccia degli spiriti. Bene. Vediamo il tutorial dei dungeon. Allora, questo è il simbolo di un dungeon che una volta scoperto diventa così, o di un altro colore. Questo invece è il menu dei dungeon. Come vedete ci sono delle stelle. In base al punteggio ottenuto affrontando il dungeon, credo ci verrà assegnato un certo numero di stelle. Allora, vediamo anche come salire di livello. Dunque, conserverei questi due style points per incrementare questa abilità e soprattutto quest'altra. Però quello che possiamo fare ora è dare un'occhiata all'inventario e imparare questa abilità, Dardo di ghiaccio. Bene, registrata. E possiamo anche equipaggiare qualcosa, tipo questa armatura e questo amuleto qui. Bene, direi che possiamo fermarci qui. Vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo alla prossima occasione.